Buongiorno. Secondo voi è credibile che chi ha scritto queste parole sia il figlio di chi è fatto passare come l'inventore del radicchio rosso di Treviso? Leggo. Qual è l'origine di questo radicchio unico al mondo? Nessuno storico ne ha fatto cenno. Nessuno scrittore di cose agrarie, e la Marca ne ha avuto dialettissimi, ne ha parlato. Certo, lo si coltiva da secoli. No, non è credibile. Eppure, una personalità del calibro di Giuseppe Mafioli, cui fra l'altro la gastronomia veneta e italiana deve moltissimo, sostiene che invece sì, è credibile che il padre di chi ha scritto quello che ho letto appena adesso ha importato dal Belgio la tecnica di corretta coltivazione del radicchio che i trevigiani non conoscevano.